Un luogo inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità e malattie importanti, dove poter essere se stessi e vivere momenti di divertimento, specialità e condivisione. Questo è il Parco Sole di Notte, un bellissimo progetto che siamo andati proprio a scoprire quest'oggi nella cornice di Villa Marchi a Pordenone. Presidente del Parco Sole di Notte, un'associazione che sta mettendo in piedi un progetto importante, un progetto nuovo all'avanguardia, ma che mira veramente ad aiutare una fascia di persone, di cittadini fragili che possono usufruire di un centro ricreativo diverso dal solito. Ci racconti di che cosa si tratta e a cosa state lavorando? La fascia fragile di cui ci occupiamo sono 30.000 bambini, come minimo, affetti da patologie gravi, croniche, inguaribili, che sono presenti in Italia. Sono quella tipologia di bambini che subiscono, a causa della loro malattia, della loro complessità assistenziale, subiscono lunghissime ospedalizzazioni o vengono in qualche modo reclusi a casa. Fanno anche difficoltà a poter seguire gli iter scolastici. Normalmente non hanno una rete, una relazione di amicizie così fitta e così importante, e gli mancano tutti quelli che sono proprio i fondamenti vitali di ogni individuo. Cioè, ogni bambino ha la necessità di giocare, di vivere all'aria aperta, di relazionarsi con gli altri, di potersi esprimere, e questi bambini spesso non lo possono fare. Ecco che a questo bisogno, a questo diritto che è calpestato attualmente, noi col Parco Sole di Notte stiamo cercando di porre rimedio. Quindi una struttura dove ci sarà una competenza medica molto alta, ma che non sarà un ospedale. Il nostro obiettivo non sarà curare la loro malattia, il nostro obiettivo sarà permettergli di fare quel tipo di esperienze di gioco, di vita all'aria aperta, di relazione sociale, di espressione, in un ambiente sicuro dal punto di vista medico, e che gli permetta non solo di fare delle belle esperienze, ma anche di cambiare prospettiva nei confronti della malattia. Mi sono innamorata, ecco, questa è la parola esatta. Mi sono letteralmente innamorata del progetto Parco Sole di Notte, tant'è che ho deciso con il mio compagno e i miei due bimbi di abbandonare, di lasciare Grödental, di lasciare la Val Gardena e di venire appunto a vivere a Pordenone per poter essere parte attiva all'interno dello stesso progetto. Io faccio parte nello specifico dell'impresa sociale gourmet e mi occupo di quello che riguarda la gastronomia, l'enogastronomia e la ristorazione. Faccio in realtà questo lavoro da tantissimi anni, sono comunque sommelier professionista e quale modo migliore se non aiutare l'impresa sociale gourmet con quelle che sono le mie capacità, le mie conoscenze, le mie competenze. In quanto fotografo di professione per il Parco Sole di Notte ho deciso di mettermi in gioco, di approfondire un po' il tema della comunicazione, soprattutto al giorno d'oggi dei social media e del digitale. Comunicare il Parco Sole di Notte nella sua bellezza e nella sua missione significa raccontare che questa operazione è un'operazione sociale che non rappresenta una cortesia che noi facciamo nei confronti di questi bambini, di queste famiglie, ma rappresenta un diritto. A un certo punto della propria vita ognuno di noi deve dare un senso più profondo a tutto ciò che fa. E mi sono reso conto che il valore aggiunto che viene dato alla nostra vita è dato dal fatto che riusciamo a fare qualcosa per gli altri. L'ambizione più grande di questo progetto, quindi la nostra più grande ambizione, è quella di dare un cambiamento, un segnale di cambiamento nei confronti della malattia e nei confronti delle persone che hanno una condizione considerata sfavorevole. Quindi l'approccio più grande è quello di vederci tutti con delle possibilità e delle potenzialità, e grazie al Parco Sole di Notte i bambini che hanno delle caratteristiche particolari giocheranno insieme ai bambini che hanno una condizione di apparente normalità, senza nessun tipo di remore e senza nessun tipo di pregiudizio.